Ok, facciamo un ripasso rapido un attimo di quelle che sono le dinamiche del triangolo femmina. Allora, triangolo femmina, abbiamo detto, io scarto fuori a 45 gradi, ok? Cerco di non essere là dove c'è il colpo, è ovvio, no? Se lui tira, la massima potenza è sempre qui. La massima potenza è quando lui tira dall'angolo 2, è sempre questa, no? Quindi è stupido rimanere lì. A me serve cercare di andare via. Attenzione, c'è una differenza tra quelle che sono le classi dei principianti e le classi delle persone che invece sono avanti, ok? Cosa vuol dire? Che maggiore è la velocità delle armi, meno si riesce a usare le gambe. Perché? Perché se devo fare una se io mi devo muovere io, sono io che lo so che mi devo muovere, quindi è facile metterci una gambetta prima di muovere. Se muove lui, per me non è detto che sia così semplice, perché o intuisco cosa sto facendo, o per me diventa difficile. Può anche darsi che quando lui tira, a me mi venga solamente il fatto di fare un piccolo passo e torcere il corpo. Cioè, se lui parte da là e sappiamo che lo stiamo facendo per scuola, allora il mio movimento potrebbe essere bello, ampio, di protezione, con la mano che fa il check. Poi nella realtà viene quello che viene, nel senso che quando fai sparring fai quello che riesci. Non è che ci siano come dire, dei super segreti, delle super regole. Però bisogna imparare a farlo innanzitutto piano, perché se non lo fai piano non ti viene neanche quella torsione minima del corpo, cioè non ti viene quell'attitudine a lavorare chiudendo certe linee e aprendone delle altre. Quindi il triangolo femmina rappresenta la base del lavoro di difesa e di contrattacco, ok? Il livello più semplice è quello di rimanere lontano e incontrare la forza, no? Quindi se io vado qua, faccio questo, io vado incontro alla forza, io quando faccio questi lavori qui vado sempre incontro alla forza, io vado incontro alla forza, sempre incontro alla forza. Incontro alla forza potrebbe essere incontro alla forza sulla mano. No, vai rallentatore, la mano qua, bam. Questo dovrebbe essere il mio primo livello in realtà. Qui potrei utilizzare per farlo un escamotage che invece di utilizzare poi il triangolo femmina uso in realtà un triangolo maschio al contrario, ma questo ve lo faccio poi vedere in corso di giornata. Cosa vuol dire? Che invece di attendere qui e di fare questo, e qualcuno mi dice, Max, ma se tu non sei allineato con i piedi così, come fai a fare il triangolo femmina? Perché se sei qui lo fai qui. Se sei già qui, come lo fai? Replicando leggermente. Se sono qui, come lo faccio dall'altra parte? Così. E vado a recuperare l'altra gamba dietro, ok? Ma mi setto sempre su una forma di triangolare rispetto a dove arriva il mio avversario. Ricordatevi una cosa importante: quando le persone sono principianti di bastone o di coltello, hanno un'arma in mano, si concentrano solo sull'arma maggiormente. Quindi vuol dire che questo è il loro lavoro, no? Vabbè, adesso lasciate perdere l'ellittica che è uno che si allena tanti anni. Però l'idea di quello che ha il bastone è sempre questa, no? Raramente questa. Mai. La nostra tensione iniziale è sempre al bastone, perché il bastone è quello che ti ammazza, il coltello è quello che ti ammazza. Poi man mano che andiamo avanti ci sono degli esercizi per evitare anche la mano viva, perché poi nella realtà quello che combatte bene di bastone fa questi lavori qua, combatte bene di bastone fa questi lavori, combatte di bastone e ti calcia, magari, no? E ti tira i pugni, quindi fa tante cose, non solo quello. Però man mano che andiamo avanti vediamo poi come metterci dei correttivi. Una cosa importante rispetto alla lezione dell'altra volta, ricordate sempre questo, che cos'è che determina la parata? La parata viene determinata da dove è la punta del bastone. Perché? Perché se io faccio un corso di difesa personale alla Sciura Maria, che se lo merita per la carità e deve essere semplice questo corso, se io vado avanti devo ricordarmi che in realtà ho lo sparring anche da fare, ok? Che questo sia con la corazza o che sia senza corazza, ma bisogna imparare lo stesso a tirare un pochettino. Allora, tirare un pochettino cosa vuol dire? Che se io interagisco io in attacco, può succedere che la punta del mio bastone si abbassa. E allora, se la punta del bastone è bassa, i blocchi a croce non basteranno. Quindi, adesso andiamo a ripassare un momento i blocchi a croce. Bam, bam, bam. Facciamo anche 3, 4, 3, 4 e il puntone. Questo è il primo livello. Il secondo livello è quello di non impedirgli di rifarlo, quindi potrebbe essere fatto da lontano, piano piano, mano, mano, braccio, 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 mano. Ma potrebbe anche essere che sono entrato e ho preso,
Quindi ho fatto la catena sulla mano o sul bastone. Quindi entro da là e vado a fare la catena. Da tutte le parti vado a fare la catena in modo tale che non possa scappare. Oppure, pam, che vuol dire? Questo c'è, pam, questo c'è, pam, questo c'è, colpo, mi viene, mi tolgo, boom, e lo colpisco, perché quella è la vera prima forma di disarmo, no? Questa roba qua è il concetto di gunting, il concetto di gunting bisogna averlo sempre, anche quando si fanno le gare di sparring, quando si fanno le gare di sparring, anche senza protezioni, una delle ragioni più che dobbiamo sempre tenere in considerazione è quella del gunting, dell'efficienza del gunting. Cioè, perché qualunque roba succeda, lui con questa, se mi vuole colpire con la mano qua, deve venire avanti. Qualunque arma lui abbia, lui con questa deve venire avanti. Questa qui è il segreto della vicenda. Perché immaginate in un'antichità come facevano i Japu. Qual era l'idea più figa dei Japu? L'idea più figa dei Japu non era prendere la capa. L'idea più figa dei Japu era tagliargli le mani. Perché se tu gli tagliavi le mani, poi mica, dopo con la spada, qualunque roba avevi, mica tagliava. Qui è uguale, non è che è diverso, perché quello che funziona, funziona in tutte le culture. Quindi qui in realtà, per qualunque roba sia, anche semplicemente il fatto che lui tira in quella maniera, a me mi interessa, la mano. Mi interessa sempre la mano, perché se gliela taglio, bam. E ricordiamoci un fatto importante, tutte le volte che io lavoro col bastone, il bastone non è un bastone, il bastone è una lama lunga. Perché se io lo considero come una lama lunga, il bastone funziona bene. Se non lo considero come una lama lunga, comincio a fare delle robe di qua, per esempio, in angolo 2, dove tiro in questa maniera e non storgo il polso. Quindi non è per tagliare, se faccio così non è per tagliare. Quando batte qua da qualche parte, e andiamo a bastone contro bastone, pum, lui è tenuto giusto, che ha il polso piegato leggermente verso di me. Io sono tenuto sbagliato, perché penso mi lascio andare così a cazzo. Certe volte vedo la gente che fa dei colpi di ritorno così, ma anche maestri, che dici, ma che cazzo? Pum, questo qui perdi via il collo, perché perdi via il pollice, si perde. Tant'è che alcuni maestri, quando arriva dall'angolo 1, fanno questo e fanno qua. Bam! Hanno un colpo secco al bastone qua. Bam! Se il bastone non è uno stecchino come questo, ma un bastino serio, la presa si lascia, il bastone finisce qua. Semplicemente facendo così, bam! Bastone contro bastone. Questa è la ragione per cui bisogna sempre ricordarsi che è questo tipo di lavoro. Ok? Man mano che si va avanti con la pratica, dopo quello, no? Dopo il fatto di andare a picchiarlo, dopo il fatto di averlo incatenato, eccetera, eccetera, si può anche decidere di colpire. E che vuol dire che, per esempio, lui va indietro, colpisce, pum, e io lo colpisco. Va indietro, colpisco, lo colpisco. Andiamo qua, pum, e lo colpisco. Andiamo qui, e lo colpisco. Andiamo qui, e lo colpisco. Perché? Perché quel colpo lui lo ritira, tanto lui vuole fare questo per questo. Quando fa il primo, vuole fare il secondo, pum, è colpito. Non lo faccia, fa questo lavoro qui. Queste sono le maniere per evitare che lui continui. Oppure devo annullare la distanza, che vuol dire che lui tira e io annullo la distanza. Ok? Man mano che vado avanti, poi devo occuparmi di questa. Perché questa qui è come, a un certo punto, è come la morte e le tasse. Quindi arriva. Quindi man mano che andiamo avanti dovremo dire, ok, quando è arrivata quella, se io che ho fatto la catena, per esempio, sto tenendo questa, quando arriva questa può essere una buona maniera e mi rimane libero il pugno, ok? Però in realtà potrei decidere di non voler lasciare la catena, usare il gomito per chiudere la linea. Perché? Perché mi interessa questa catena. Mi interessa questa catena, non lasciare il bastone, ok? Come si risolve qua? Si recupera la distanza del bastone, che è uno degli elementi che mi serve di più. Perché? Attenzione! Soprattutto quelli che hanno l'idea sempre di chiudere la distanza, e questo va bene quando lui ha un'arma a percussione e io non ce l'ho, chiudere la distanza è una cosa buona, ma nel momento che io ho l'arma a percussione, lui c'ha l'arma a percussione, a me mi conviene sempre rispettare la distanza dell'arma, soprattutto quando ho messo la catena. Perché? Perché se ho messo una catena e lui entra, io ho messo la catena, io vado benissimo a tenere lontano. Lui qua cercherà di chiudere la distanza per venirla a prendere, ma io devo cercare di impedirlo per tenermi salva questa. Se fossimo nella condizione dove lui non ha il bastone, invece, uno degli elementi da tenere in considerazione è il fatto di tenere l'arma non davanti, ma quando cerca di chiudere, devo andare io qua. Perché io questo devo proteggerlo. La stessa identica cosa, devo proteggere qua,
come se io dovessi proteggere il coltello, l'estrazione del coltello, l'estrazione di un'arma da fuoco. È la stessa identica maniera. Quindi dovrò, se lui è a mani nude, dovrò cercare questo per cercare magari questo e questo. Quindi una finta nella gamba, testa. Ok? Quindi ricordatevi che in questo modo, quando cambiano gli elementi, deve anche cambiare un pochettino il modo di lavorare. E il fatto di... anche questo è un allenamento che si può fare in due, cioè nel senso che si parte e non si fa prendere il bastone. Si lotta, per esempio, per non fargli prendere il bastone. O magari si prende un bastone morbido e si lavora per non farsi prendere il bastone. Tornando alle nostre robe di base, che dobbiamo sempre avere chiare. Lui entra, io muovo. E adesso vediamo tutte queste varianti qui. Ok? Poi man mano si va avanti, qui ci possono essere mille tipi di lavoro. Per esempio, le classi è una buona cosa anche semplicemente fare. Sono entrato, ho parato, check. Rampida, rampida, rampida. Check, figura 8, figura 8, banda, banda. Banda, banda, banda. Mettere due o tre colpi in modo da check, bam, 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 per esempio, per metterne assieme un po' che non sono entrato, ok, redondo, banda, banda, puntone, in modo tale che mi abituo anche semplicemente a fare check, bam, 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 e comincio a fare questo lavoro, perché questo comunque mi apre dei vantaggi. Immaginate in uno sparring dove io catene magari non ne faccio, il fatto di parare e entrare velocemente, più velocemente possibile, è tanta roba. Cioè anche semplicemente in uno sparring dove lui entra dentro, io colpisco la mano e cerco subito, banda, rampida, 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 è una buona cosa. È una buona abitudine. Anche tutti sulla mano, se volendo. Perché comunque, anche quando si fa uno sparring, tra virgolette, importante, ma io voglio far vedere che ho colpito, cioè... Il combattimento non ha tanto a che fare con l'ego, il combattimento ha a che fare con un risultato, che è una cosa molto più intelligente. Cioè, l'ego, io sì, voglio colpirlo qui, che bel punto, voglio colpirlo qui, che bel punto. Sì, ma basta che lui mi colpisca una volta addosso. Se ha un'arma vera, se siamo sul serio, stiamo lavorando sul serio, io posso anche avergli dato 10 coltellate, ma basta che lui me l'ha data una. Allora, qual è il senso del cali? Dov'è che abbiamo il cali? Il cali ce l'abbiamo nella mano che è armata. Cioè, se non ci sono tutte le tensioni qui, se non ci sono tutte le tensioni a rompere ste mani in tutte le salse possibili immaginabili, bastoni di vario tipo, perché anche con due bastoni l'idea è sempre con una qua magari, con l'altra bam, con l'altro bastone la mano, pum. Cioè, e lo vedete anche a mani nude, perché tutta questa tensione sulle mani? Perché se gli spacco le mani, la pianta di rompermi le palle. E tutte le volte che gli faccio male una mano, è molto facile che se non è super addestrato, si spacca la mano e la mano la tira indietro. Perché può anche darsi, quando io gli colpisco la mano, pam, lui per il dolore la mano la tira indietro. Minchia, guarda qua, si è aperto. Un mondo si è aperto. E la stessa cosa che se noi non abbiamo le male... Metti giù un attimo. Se noi abbiamo qui, lui tira, che io entro dentro, riesco a fare questi lavori qua dove sono andato io a speronare, ok? O tira pure. Sono io che vado dentro e riesco magari, prima che lui ritragga, o quando ha ritratto, a colpire... Questo è molto molto interessante. C'era un video oggi, per esempio, di MMA, c'erano due, l'altro era così, l'altro riesce a fare questo. Pam! Questo braccio qua fa così. Pum! Giù. Che non è altro che il concetto del Gunting, perché poi ricordatevi sempre che si sviluppa poi tutto in tutte le varie frange del Kali, che vuol dire che qui è... quello che vuol fare figo vuole andare qui a lavorare, vuole andare qui a lavorare, ma a me che cazzo me ne frega, guarda cosa c'ho qua. Qui, questo mi interessa principalmente. Se io ho le mani nude, a me che cazzo me ne frega di colpire forte qua. Cosa me ne frega? Qua sono comodo, anche solo questo, anche solo questo. Intanto l'altro, se gli faccio questo qua, pam, cercherà o di colpire con l'altro braccio, e va benissimo. E io sono già pronto, lo so che arriverà quello. Ma io quanto qua comincio già a combattere. Che io qui sto già combattendo. Lui cerca qui, non è ancora a distanza, io qui sono già a distanza. Se lui è fermo che devo attaccare io qui per me va bene. Per me va bene questo per questo magari. Perché? Perché mi faccio un colpo qui e uno stop qui. Nel momento che c'è queste due qui, allora lì posso provare magari il gancio, tenendomi l'altro, che lavora.
Quindi è un modo di ragionare il combattimento che si sviluppa in tutti i settori. Ci proviamo?